Grazie, bentornati sul canale. Allora, oggi approfitto del fatto che mi devo preparare per girare un get ready con voi, così facciamo quattro chiacchiere. E intanto tiro indietro i capelli come faccio di solito, ragazze. Lo so, non è molto magari carino perché dovrei utilizzare uno di quei cerchietti bellini, ok? Solo che se no, cosa succede? Che mi si vanno a schiacciare ulteriormente i capelli sulla cute e di conseguenza utilizzo il sistema che faccio tutti i giorni, cioè con i becchi indietro. Allora, detto questo, ho lavato i capelli stamattina e devo dire che non mi dispiacciono, come avete visto dalle Instagram, dalle stories, perché appunto ho messo una stories, non mi dispiacciono, mi sono venuti un po' più leggeri del solito, un po' meno voluminosi, però il riccio è un po' meno definito, proprio per questo motivo, perché ho messo meno prodotto, quindi in realtà, però dai, non mi dispiacciono, vanno bene. Allora, non ho assolutamente idea di cosa vado a fare, so che però ho intenzione anzi di utilizzare questa palettina qui di Kiko, la Color Fever nella colorazione 101, che ha un insieme di questi colori qui, tonalità del bordeaux, viola, giù di lì. Adesso questa non la trovate più, ma trovate una molto 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 simile, sempre a 4, perché hanno rifatto i pack, hanno un po' modificato le colorazioni, ma la trovate assolutamente. Allora, di cosa andiamo a parlare, ragazze? Allora, ieri avete visto da Instagram, perché di solito io pubblico sempre tutto. Ah, a proposito, base fatta, in modo tale che mi sono portata avanti con il lavoro, base fatta, sopracciglia fatta, contouring in modo che vedete bene occhi e labbra, perché altrimenti poi, e blush, insomma illuminante, perché altrimenti poi si allungano troppo i tempi, ma magari voi non ce la fate nemmeno più a vedermi fino in fondo, quindi partiamo. Allora, utilizzo primer, il primer l'ho messo come al solito e utilizzo questo colore qui che è un eye pigment, il numero 42, sempre di Kiko, che è un malva molto chiaro che utilizzo per la transizione, diciamo, perché su di me, anche se lo vedete molto chiaro, su di me scrive, perché come sapete sono chiarissima di pelle, come potete vedere, quindi va benissimo. Allora, di cosa parliamo? Appunto, come avete visto ieri, da Instagram io ho messo dei post, sono andata a fare un giro con Simo al centro dei Borghi, che è un centro commerciale a Pisa, e dove ci sono vari negozi. In realtà sono andata spedita perché volevo vedere se avevano, perché non ho chiamato, ma volevo vedere se avevano da Euronics una macchina fotografica che sto cercando, perché come sapete sono alla ricerca di un mezzo un po' migliore, ecco, diciamo così, per registrare i video, e avevo intenzione di prendere appunto una macchina fotografica. Come avete visto nella diretta che ho fatto settimana scorsa, ero per la Nikon A900, perché la cercavo che avesse lo schermo dietro ribaltabile in modo che potessi vedermi, ok? Solo che a paragone, per circa un centinaio di euro in più, che non sono pochi, però calcolando che una macchina fotografica ti dura un'eternità, Simo mi aveva fatto vedere la Nikon 1 J5, che in realtà, essendo una mirrorless, ha gli obiettivi intercambiabili. Quindi alla fine della fiera io non è che diciamo, comprerei una macchina fotografica esclusivamente, diciamo così, per il canale, cioè non solo per quello, perché in realtà io la cercavo a cose normali anche per i viaggi, perché io al momento faccio le fotografie anche col telefonino, essendo di una qualità buona questa fotocamera dell'iPhone 7, alla fine mi basta, cioè nel senso mi è sempre bastata e avanzata, solo che comunque, anche parlando con Simo alla fine della fiera, una macchina fotografica serviva. Lui ha la GoPro perché se l'è comprata, ma a me non è che mi piaccia tantissimo la GoPro per fare foto proprio, mi piace l'idea della macchina fotografica in mano, quindi unendo l'uno all'altro ho detto ok, vado a vedere per la Nikon 1. Solo che MediaWorld non ce l'ha, non la vende nemmeno sul sito, Euronics nemmeno, e Unieuro ho visto che, cioè in negozio non ce l'hanno. Ora vado a utilizzare, ragazze, mi fermo un secondo, un mix di questi due colori qui, sempre nella transizione, per andarla a intensificare. E appunto dicevo, cosa ho fatto qui? Cioè, appunto, da Unieuro appunto non ce l'hanno in negozio,
ce l'hanno però online, ce l'avrebbero online, ma non era disponibile. Quindi io non lo so se rientreranno o rientreranno, questo non l'ho ben capito. E, però appunto in negozio non ce l'avevano. Io vi dico la verità, ragazze, perché l'alternativa sarebbe acquistarla su Amazon, ok? Solo che a me l'idea di acquistarlo online non è che mi piaccia in realtà moltissimo, vi devo dire la verità, perché quando si tratta di strumenti che hanno un certo costo, elettronici, che quindi sono sottoponibili anche a avere problematiche, ok, mi piace poter tornare in negozio a lamentarmi nel caso succedesse qualcosa, anche perché ve l'ho detto, non è che costano, cioè non è che sono cose che costano poco, oggetti che costano poco, per cui insomma. Questa cosa qui non mi piacerebbe tanto, perché comunque sì, è vero, lo potete acquistare su, come mi ha detto anche lui, come ha detto anche Simo fa, ma i negozi, ci sono negozi online, ci sono negozi su Amazon, eccetera, tutto certificato. Sì, ok, però mi piaceva andare in negozio singolo, cioè andarla a vedere quantomeno, cioè poterla vedere innanzitutto in mano, accenderla, vederla accesa e vedere un attimino anche com'è, perché. Cioè, ora fidarmi ciecamente per quanto sia bella e tutto, però a me piacerebbe poterla vedere, insomma. E niente, per cui niente, ero andata a fare un giro per questa cosa qui, solo che non ho. Se voi ragazze avete qualche suggerimento anche da dove poterla trovare, oppure se qualcuna ce l'ha, mi dia anche qualche feedback e tutto, ben venga. Poi per il discorso, altra cosa, per il discorso del PC, cosa ho deciso di fare? Anche lì nella diretta di Instagram avete visto che avevo fatto, avevate visto che ero un po' alla ricerca. Alla fine parlando con il mio programmatore, utilizzo sotto l'arcata sopraccigliare sempre il solito Smart di Kiko, sì, il numero 10, questo color panna, e lo uso appunto sotto l'arcata sopraccigliare per andare a definire l'arcata. E parlando con il programmatore ho deciso di sistemare il mio, perché mi ha detto che comunque sia va bene. Si ritrova innanzitutto, tanto per partire, Windows Movie Maker si riesce comunque a trovare anche per Windows 10, cioè che comunque giri su Windows 10 e mi potenzia l'hard disk, mi mette un SSD, ora lui sa tutto, mi sistema la RAM, vede se è possibile attaccarne un'altra, quindi fare 8 giga invece di 4 giga di RAM. Insomma, me lo rimetto un po' nuovo, me lo fa insomma, diventare più operativo. E poi a quel punto decido, nel senso decido che programma metterci. Perché appunto Final Cut Pro mi diventa una cosa, cioè prendere un Mac con Final Cut Pro mi diventa una cifra esorbitante. Comprare un PC nuovo alla fine, se poi Adobe Premiere Pro è a noleggio o comunque costa l'ira di Dio, no. Quindi l'alternativa è aggiustare il mio, renderlo bello operativo e poi magari andare con un programma di montaggio. E quindi magari un migliore, quello a quel punto cercherò insieme a lui, che magari lui se ne intende un pochino. Utilizzo questo più scuro nell'angolo esterno, quindi per intensificare ancora di più. Come vedete, questo è l'effetto. Ho usato questi color malva perché comunque mi piacevano e poi perché volevo provare l'abbinamento con un color oro, ora poi si vede. E niente, quindi alla fine ho deciso di far così. Ho deciso di sistemare il mio e via, insomma. Questo, ragazze, è. Poi se voi avete delle alternative o dei consigli, io sono ben contenta, ben felice di riceverli assolutamente. Anzi, cioè, mi aiutate un sacco, perché ci sono poi magari delle ragazze che smanettano talmente bene che magari mi possono dare qualche consiglio in più. Ecco qui la piega definita, una sorta di cat crease però un po' più sfumata, ecco, una via di mezzo fra uno smokey eyes e una cat crease. Voilà. Ecco qui. Voilà. E niente, ragazze, per cui io ho deciso di far così. Altra cosa che vi volevo dire. E che non, cioè, ve lo volevo dire l'altro giorno, ma poi me lo sono dimenticato. Venerdì, ragazzi, non so se, cioè, sicuramente voi non l'avete letta, a meno che non siate delle mie parti. Cioè, io lavoro nello store di Corso Italia, nello store Kiko di Corso Italia, appunto della mia città, Pisa. E
è successo un fatto, ragazzi, che io non, a cui non volevo credere. Cioè, purtroppo Pisa non è sicura come lo era prima. Voi fate conto che Corso Italia era il classico posto dove noi da ragazzini, quando avevamo 13 anni e tutto, facevamo le cosiddette vasche in Corso Italia, cioè i genitori ci lasciavano, andavamo in su e in giù, ci fermavamo in negozi a fare merende, eccetera. Quindi era quella classica via, il corso, dove appunto facevamo le cosiddette appunto vasche in Corso Italia. Detto questo, da qualche anno a questa parte è diventato molto più invivibile, cioè parecchia criminalità, nel senso non è sicurissimo come era prima, come posto, purtroppo. E l'altro giorno io per pochissimi minuti io ho scampato una cosa a cui non volevo credere. Io ero di là in negozio che mi stavo preparando, mi stavo truccando, sento gridare come dei pazzi in negozio, cioè dal negozio, diciamo così. Ecco, praticamente un ragazzo che pare che fosse un senza tetto è stato aggredito da due persone che hanno proprio dato una bottigliata nella testa a lui, l'hanno lasciato in terra sanguinante e poi l'hanno preso a calci nello stomaco. Io e poi sono scappati, cioè io ragazzi non ci volevo credere, a 3 metri dal negozio. Che noi abbiamo chiamato carabinieri, abbiamo chiamato l'ambulanza, tutta la gente, OVS, tutta la gente che era lì, tutti fuori, la gente che gridava. Cioè, ve ne rendete conto? Ve ne rendete conto? Corso Italia, come anche la zona del come anche la zona della stazione, eccetera, è diventata invivibile. Metto un pochino di correttore sulla palpebra per schiarire. Cioè, è diventata, ragazzi, invivibile. Invivibile. Quindi vado a definire un pochino di più, vado a ripulire la palpebra con un po' di correttore. E è diventata una cosa invivibile, a me fa veramente paura, fa veramente paura a volte. Cioè, se Dio vuole, c'è la polizia, ci sono i carabinieri che girano, però l'altro giorno non ce n'era nemmeno uno, sicché lì per lì noi a chiamarli a corsa, cioè veramente siamo rimaste terrorizzate, perché se passava un bambino, passava... Cioè, è così. Se Dio vuole, ora non è all'ordine del giorno assolutamente, però per dire quanto magari anche queste cose qui a noi commesse, eccetera, ci impauriscono, perché anche quando usciamo la sera, spesso usciamo al negozio dopo le 9, in determinate anche giornate, anche sotto le feste, eccetera, d'inverno anche. Questo è accaduto in pieno giorno, pomeriggio alle 5. Immaginatevi d'inverno, magari quando noi usciamo dal negozio alle 9 e tutto... Quando è tutto desolato, come possiamo aver paura? Cioè, io ve lo dico. Allora, prendo, ragazze, da questa palette qui, proviamo a fare una cosa, questo color oro, questa è una palette di Kiko di Natale, questo color oro qui, e lo vado a mettere con questo pennellino qui sulla palpebra. E niente, ragazze, quindi per dire, cioè, noi abbiamo proprio paura a volte. Abbiamo proprio paura noi commercianti, perché a volte non ci sentiamo sicuri, perché purtroppo la criminalità è aumentata veramente. Insomma, fatto sta che niente, poi alla fine è stato soccorso, cioè alla fine io non so com'è andata, perché poi io sono dovuta rimanere in negozio, però insomma mi hanno detto che l'ambulanza è arrivata e niente. Che non potevamo stare tutti fuori, quindi comunque l'ambulanza è arrivata, l'avevamo chiamata, ma ragazze, c'è una paura che non avete idea, non avete idea. È così, purtroppo è così. E niente, ragazze, voi invece cosa mi raccontate? Sto vedendo ragazze che stiamo veramente crescendo su YouTube, anche su Instagram, vedo sempre nuovi iscritti, ragazzi, io sono strafelice, cioè veramente felice, proprio perché insomma questa vostra vicinanza mi fa un sacco piacere. Allora, vado a mettere, per intensificare ancora di più, siccome appunto questo oro che ho messo mi piace un po' più brillante, vado a mettere sempre del Cream Crush di Kiko, il numero 5, un pochino qui nella parte iniziale, di modo da dare ancora più luce. E niente, quindi appunto vi volevo veramente ringraziare, sì, perché ho paura di perdermi mentre parlo,
E vi volevo veramente ringraziare di cuore perché quando, cioè, vedere l'affetto che avete e nei miei confronti mi rende troppo, troppo, troppo felice. Veramente tanto, ragazzi. Quindi io vi ringrazio veramente tantissimissimissimo. Perché siete dolcissime e poi insomma mi scrivete, io cerco sempre di rispondervi appena posso, quindi lavoro permettendo, impegni permettendo, cerco di rispondere sempre a tutte e mi fa un sacco piacere, veramente di cuore, guardate ragazzi, vi ringrazio veramente tantissimo. Allora, quindi, voilà. Devo dire che non mi dispiace per niente, leviamo un attimo di Fallout. Ecco qui ragazzi, guardate un po'. Insomma, è venuto discretamente, dai. Allora, adesso niente, mettiamo l'eyeliner, ma come sapete stoppo perché mi ci vuole troppo tempo, se no ho paura poi di scocciarvi e annoiarvi e ci rivediamo dopo. Eccomi ragazzi, allora, eyeliner messo, come al solito il Precision di Kiko. Passiamo al mascara, vediamo. Sì, metto questo. Perché ho anche questo qui, l'Ultra Tech, il Volume and Curl di Kiko, questo qua, che ha questo scovolino qui, che è similare. Molto bello, però secondo me volumizza di più questo qua, quindi su questo trucco qua mi piace che ci sia un effetto più voluminoso, volumizzato, anzi. E di conseguenza utilizzo questo qui della linea Green Me. Sempre di Kiko perché mi piace di più l'effetto, cioè dà subito l'effetto volume che mi piace a morire già alla radice proprio. Qua mi piace molto questo qua, questo mascara, poi il fatto che sia comunque naturale. La cosa me lo fa piacere ancora di più perché comunque portandolo tutti i giorni il fatto che sia naturale, cioè con alta percentuale di ingredienti naturali, perché appunto non si tratta di un prodotto bio, ma comunque con un'altissima percentuale di ingredienti naturali, questa cosa mi fa veramente troppo piacere. E poi soprattutto quando lo vedo performante in questo modo che mi allunga così le ciglia, io che non le ho lunghe e me le volumizza, cioè mi piace da morire perché lo sento non pastoso, però l'effetto è visibile. Mi piace questo trucco, dai, mi piace molto. Da non sapere cosa fare, alla fine mi è venuto in mente questo abbinamento e devo dire che mi piace. Questo è il mascara, come vedete, ha il suo perché. Ha il suo perché. Allora, detto questo, allora andiamo a utilizzare come blush sulle guance questo qua, che è sempre della linea Green Me, lo 01 Mauve. Questo. E lo passiamo leggero sulle guance, anche perché in questi giorni, siccome sono i giorni post quel periodo lì del mese, io non lo so perché, ma se me lo fa, se ve lo fa anche a voi, lo fa solo a me, che mi spuntano dei brufolini, tipo questo e tipo anche qui sotto. Sì che devo stare attenta quando ci passo con il pennello per non portarmi via tutta la base che ho fatto, anche perché ho utilizzato come base il solito Unlimited di Kiko che mi copre alla grande. Poi con tutto strato fra correttori, eccetera, eccetera, insomma. Ecco, ok. Ha un bel profumo, questo blush. Mi piace da morire. E sulle guance optiamo sempre per questo illuminante qui, sempre della solita palettina. Questo illuminante qui. Vediamo di spaccarlo, eh. Wow, mamma mia, com'è bello questo illuminante, ragazze, mamma mia. Mi presi la palette, cioè sì, anche per tutti gli altri colori, ma cioè per i colori in generale, perché mi piaceva questa selezione colori qui. Ma quando vidi l'illuminante lo provai, ragazze, cioè, dissi ok, questa qui è mia, subito.
subito, ma nemmeno, senza nemmeno passare dal via. Cioè, guardate qui, senza nemmeno passare dal via, come si dice. Eccolo qua. Voilà. Ok. Allora, come rossetto, cosa ci potrebbe stare bene? Mi piaceva provare con voi. Allora, prendo sempre la mia fedele 405 quando si parla di Malva, dell'Everlasting, di Kiko. E volevo mettere questo qui che era già un po' che non lo mettevo, che è di una vecchia collezione di San Valentino, numero 01, Art Shaped, che sono quei rossetti fatti a cuore che Kiko ripropone sempre per San Valentino e che al di là della forma comunque non sono così scomodi da utilizzare, assolutamente. Questo qui che è un bellissimo color malva che secondo me ci sta anche bene. Allora vado sempre a contornare le labbra. E niente, sono usciti su Instagram, l'avevo già postato. Aspettate, i nuovi gel per sopracciglia di Kiko, ragazze, finalmente sono usciti. Io adoro le pomade, quindi comunque i prodotti riempitivi per sopracciglia, li adoro e fremevamo proprio quando abbiamo saputo che sarebbero usciti. In store ci mancava la colorazione numero 5, che ovviamente è la mia, ovvio, è quella che servirebbe a me. Infatti ancora io non l'ho provata perché le altre colorazioni non sono adatte, ovviamente. Sono stupendi, hanno una texture, ragazzi, andate su Instagram perché vi ho postato gli swatch, tranne il numero 5, appena arriva ve lo swatcho e ve lo posto. E sono, cioè, stupendi. 8 ore di durata, come, cioè, della serie a lunghissima tenuta. Waterproof e no transfer, cioè, ora che si va nell'estate, ditemi voi. E stupendi, stupendi veramente. Non vedo l'ora di provare la mia colorazione. Perché, cioè, troppo, troppo belli. E poi, ragazze, stay tuned perché ci sono delle novità. Voilà! Eccolo qui. Bello, super opaco. Secondo me ci sta anche bene con questo trucco. Allora, ora mi sciolgo i capelli, le mani anche sporche dell'eyeliner, comunque. Voilà. Eccomi qui. Dividiamo le ciocche qua. Allora, questo è il look finito, ragazze. Spero vi piaccia. Questa è una proposta che ho fatto, tanto dovevo comunque uscire, quindi ho detto ok. Spero che questo look vi possa piacere. Cerco di avvicinarmi in modo tale che lo vediate bene. E niente, ragazze, io come al solito vi ringrazio. Vi ringrazio di cuore e ve lo dirò sempre. Lo so che forse vi rompo, sarò ripetitiva, però per me è un sostegno incredibile. Quindi perché non ringraziarvi? Cioè, tutte le volte, tutti i giorni, tutte le volte che registro un video, cioè, vedo che stiamo crescendo, vedo che mi seguite. E per me questa è la gioia più grande, quindi io vi ringrazio. Vi mando un bacio grandissimo, gigante, mega. Mi raccomando, ragazzi, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Iscrivetevi ai miei social, iscrivetevi quindi al canale. E niente, e ci rivediamo come al solito nel prossimo video. Ciao, ragazze!